Ciao ragazzi, sono Folish e oggi mostrerò un nuovo cellulare. E sì, questi sono fogli di carta, ma shh. Allora, ciao ragazzi, oggi, cioè ieri con precisione, ho comprato un nuovo cellulare, Lumia 1020. E voi mi state dicendo, ma che cavolo hai fatto, ho comprato Lumia? Ma io lo volevo provare, ma lo volevo provare soprattutto per una caratteristica che per chi lo sa ha capito subito, per chi non lo sa ve la mostrerò dopo. Riassumiamo il 2014, ho iniziato a fare video con l'HTC One sbadatamente, ho installato troppe ROM all'interno del cellulare e l'ho fatto andare in brick. Grande Folish, grande. L'HTC One è stato sostituito dall'iPhone, però non potevo fare solo i migliori giochi per iPhone, perché altrimenti le persone che avrebbero amato la serie di Android si mi avrebbero tipo ucciso. Per cui ho dovuto ricompensare a questo fatto e ho usato quest'altro cellulare che ho acquistato, il Motorola Moto G, che è anche qui un ottimo cellulare. Me ne serviva uno più veloce, più fluido. Non è vero, è solo che avevo voglia di provare Windows Phone e questo non lo posso accendere perché, come ho detto, non funziona più il cellulare, è andato in brick. Ah, che bella cosa, che bella famiglia. Adesso che abbiamo raccontato la storia commovente, andiamo ad analizzare questo cellulare. Perché l'ho acquistato? Per questa, in poche parole. Voglio una fotocamera da 41 megapixel ed è fantastica, fa delle foto e dei video fantastici, ma veramente, sono stupendi ed è bellissimo. Voi mi potreste dire, ma Angelo, ma è scomodissimo da tenerlo in mano. Pensavo anch'io sinceramente, perché tenendo la mano così ho detto, ah, è scomodo, cioè sta telecamera è così grande. Poi vanno a contare che è 10 mm di spessore. Però ovviamente questi 10 mm di spessore, 10,8 con precisione, sono questi. Ma a noi quelli che ci interessano sono questi. E sono molto di meno, saranno 8 cm, 7 cm più o meno. E da tenere in mano non è tanto scomodo. All'inizio ci darà fastidio la videocamera qua dietro, però alla fine ci faremo l'abitudine, anche perché non è tanto brutto da tenere in mano. Un po' pesantuccio, devo dire la verità, lo è, non lo nego, lo è, perché è 150 grammi, però non è tanto largo, non è tanto alto e il peso non è che si smaltisce tanto, anche perché poi sta sto bodozzolo qua dietro che un po' pesa. Però tutto sommato non è un cattivo cellulare, anzi il contrario. La figata che mi è piaciuta subito è che anche qui c'è il knock knock, cioè facendo così il cellulare si sblocca. La domanda che volevo farvi è: Wagyu, ma devo fare i video su Windows Phone? Alcuni che hanno Windows Phone gli piacerebbe vedere i migliori giochi per Windows Phone, perché non ce ne sono tantissimi. Sarà molto più difficile trovarli per me e ci dovrò mettere più impegno, però potrò anche farlo. Migliori videogiochi, migliori app, eccetera eccetera. Che dite? Vi piace? Io non so se iniziarlo o no. Forse in futuro inizio, no, forse anche adesso. Non ne ho la più pallida idea. Potrò farci però qualche gameplay sul cellulare. Questo sì. Ora tutti mi starete chiedendo: ma la videocamera, com'è la videocamera? Mi fai vedere la videocamera? Certo che vi faccio vedere, non è vero, non ve la faccio vedere. Scherzo, scherzo. Allora, ora ci sta facendo vedere il soggetto. Come vedete, tutta questa luce esiste davvero, perché c'è un flash lì che è puntato con una professionalità assurda, però va benissimo. Ora io direi, questa luce togliamola un po', mettiamo il cellulare un po' più in qua. Ok. Ora qui abbiamo tutte le impostazioni della fotocamera. Ad esempio qui abbiamo il contrasto, se luminoso, non luminoso, eccetera eccetera. Ora non vi spiego tecnicamente perché non so niente di questo. Qui abbiamo qualcosa che non so bene cosa sia. No, davvero, non sono un professionista di queste cose e non me ne voglio intendere. Comunque qui so che mettere a fuoco e sfocare. Cioè, possiamo mettere a fuoco, in questo caso è messo a fuoco, in questo caso è sfocata. Non so se si vede dalla videocamera. Messa a fuoco, sfocata. Messa a fuoco, sfocata. Ma devo dire che le foto escono davvero bellissime. E poi abbiamo qui il diverso colore dell'immagine. Ad esempio questa qua l'immagine viene più chiara, questa qua viene più gialla, come vedete, il diverso colore dell'immagine. Ora vi faccio vedere una foto che dopo metterò all'interno del video. Comunque questo è il cellulare, non è
Sinceramente, provando Windows Phone, devo dire che è davvero bello come sistema. È fatto davvero bene. L'unico problema, diciamo, è che, devo dire la verità, stanca troppo questo sistema. Io ce l'ho davvero da poco, però stanca. Ma è un ottimo cellulare. La fruibilità è una cosa mostruosa. Va velocissimo, va velocissimo su internet, va velocissimo su ogni dove. E è davvero fantastico come cellulare. E devo dire che chi vuole fare foto belle e non ha mai provato Windows Phone è anche un'ottima idea per acquistarlo, perché no? Anche chi ha avuto sempre iPhone, sempre Android, cambiate un po', al massimo se non vi piace, vabbè, sarà il prossimo, ve lo rivendete. Tanto alla fine uno smartphone non è che dura tanto tempo ora in mano nostra. Non nel senso che lo rompiamo, vabbè, tranne io. Nel senso che ci stanchiamo, ci stufiamo, arriva il nuovo, bla 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 bla. Come gli iPhone. Comunque, questo era il Nokia Lumia 1020. Non vi ho fatto vedere assolutamente tutte le caratteristiche che ha, tipo quanto com'è il display, che se non sbaglio è in HD, come si sente la musica, eccetera eccetera, perché queste sono cose, diciamo, già viste e riviste in tutti i modi, professionalmente, amatorialmente, per cui è inutile, perché questo cellulare è uscito più di un anno fa, per cui è inutile farlo vedere adesso. Però volevo farvi vedere tutte queste cose, che alla fine volevo parlarvi delle mie impressioni. Per cui vi ho detto com'è in mano, com'è tenerlo in mano, e non pensate a male, ed è davvero bello, devo dire la verità. Ho detto un po' pesantuccio, ci farete l'abitudine però. Sì, Fabi Fibra qui sta su Spotify. Ah, ecco che è venuto in mente. Lo store. Wayu, lo store. Windows. Ma vuoi aggiornare? Vuoi pagare le esclusive? Vuoi fare qualcosa? Lo store fa veramente pietà. Ma nel senso che ci stanno pochissime applicazioni. Si parla di 300.000, una cosa del genere. Ma gli altri store ce n'hanno un casino di più, un botto di più. E davvero questa è una pecca che davvero conta, perché la gente vuole le applicazioni, vuole i giochi, vuole divertirsi. E se non trova questo, sta un po' con le pezze a culo. Windows, Windows, vedi come svegliarti, perché sono così. Non si va avanti, non si va assolutamente avanti. E le poche applicazioni che ci stanno, alcune sono strutturate anche male. Vi faccio vedere Spotify, che sinceramente a me, come strutturata qua, non piace tanto. Cioè, ma anche se clicchiamo su Fabi Fibra, cioè guardate quanto, a me non piace. Poi può darsi che a voi piace, ma a me questo design non ci azzecca tanto con il Lumia finale. Non è che ci azzecca tantissimo. Che è sta cosa anni 80? Che cacchio è bianco e nero? Sinceramente a me non piace. Può darsi pure che ci azzecca con Lumia, può darsi... Potete darmi quale motivazione volete, però scrivetemelo nei commenti. Però scrivetemelo nei commenti, perché io sinceramente a me non piace. Comunque spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un mi piace, condividere il video. E niente, iscrivetevi al canale. E tutti i video, i link, tutto lo trovate in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao voglio.